Io sono Francesco Miano, chef del Villa Diodoro di Taormina, lui è il mio secondo, Francesco Mobilia. Ora andiamo a presentare il pesce spada alla messinese. Cominciamo con gli ingredienti. Abbiamo cipollotti freschi, capperi, olive, del sedano, dei filetti di pomodoro già spellati e tagliati a quadrettini e del prezzemolo tritato fresco. E ovviamente la nostra pancetta di pesce spada. Allora, mettiamo una padella sul fuoco, mettiamo un pochettino di olio extravergine di oliva, la cipolla, la nostra cipolla, il cipollotto bianco, e la facciamo a soffriggere. Facciamo dorare un po', tagliamo il nostro sedano finemente e lo aggiungiamo alla cipolla e continuiamo a farla dorare. La cipolla è bella dorata, aggiungiamo i capperi, le olive già snocciolate e tagliate, olive verdi, aggiungiamo il nostro pomodoro e lasciamo cuocere. In un'altra padella aggiungiamo sempre un pochettino di olio e facciamo soffriggere il nostro pesce spada. Una spruzzatina di sale, senza esagerare, perché nella nostra salsa ci sono già i capperi e olive che sono abbastanza salate. Aggiungiamo un pochettino di prezzemolo nella nostra salsa. Nel frattempo abbiamo girato il nostro pesce spada. Andiamo a sfumarlo con un pochino di vino bianco. Facciamo evaporare il vino e aggiungiamo la nostra salsa, continuando a far cuocere e insaporire il nostro pesce spada. Aggiungiamo una grattugiatina di pepe fresco, aggiustiamo di sale. Il piatto è pronto, buon appetito!